Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con 18.000 iscritti. Per festeggiare questo bel traguardo poraccio, ho deciso di fare una di quelle ricognizioni storiche che tanto vi piacciono. In questi giorni infatti si sta tanto parlando di Switch modello OLED e se in fondo abbia senso proporre una revisione del genere. Per molti l'aver deciso di non modificare l'hardware all'interno della console, proponendo un modello dalle prestazioni identiche a quelle della Switch base è una scelta incomprensibile, ma se guardiamo alla storia di Nintendo ci renderemo conto che l'azienda ha da sempre proposto tantissime varianti delle sue console di successo, molto spesso incontrando il favore del pubblico, altre volte generando qualche perplessità. Oggi quindi andremo a vedere 5 revisioni degli hardware Nintendo che non hanno lasciato il segno e che dimostrano come alle volte anche i migliori possono sbagliare. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Poi, se volete, potete abbonarvi al Patreon e diventare dei poracci al 100%, come dietro le quinte, anticipazioni e live speciali. Se vi interessa, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Seguendo uno scrupoloso ordine cronologico, partiremo dalla linea evolutiva del primo Game Boy. L'iconica console portatile ha segnato il mondo del gaming in modo indelebile, eppure era evidente fin da subito che il progetto presentasse parecchi aspetti migliorabili. Se il Game Boy Pocket migliorava l'esperienza complessiva, miniaturizzando la scocca, migliorando la resa bicromatica dello schermo e ottimizzando il consumo delle batterie, fu solo con il Game Boy Color che ci fu il primo vero salto di qualità. Nel mezzo però, in Giappone, vide la luce, in tutti i sensi, un curioso esperimento che ebbe una brevissima durata, il Game Boy Light. Come abbiamo detto, il Game Boy Pocket fu ideato da Nintendo ascoltando il feedback dei giocatori e l'obiettivo principale di questa revisione era quello di ottimizzare l'esperienza complessiva di gioco. Ad esempio, le 4 batterie stilo del primo modello lasciavano spazio a uno slot pensato per contenere 2 batterie mini stilo che garantivano un'autonomia di 10 ore di gioco. Lo schermo poi era finalmente in bianco e nero, perdeva l'inconfondibile tonalità tra il grigio e il verde e in generale anche il ghosting era ridotto di parecchio. C'era però una feature che Nintendo si era dimenticata di aggiungere, una delle più richieste dai fan: la retroilluminazione. Il Game Boy Light nasce proprio da queste esigenze e sostanzialmente è un Game Boy Pocket solo con lo schermo retroilluminato. Le differenze ci sono, ma non sono così radicali. La scocca è leggermente più grossa e Nintendo optò per un ritorno alle batterie stilo, questa volta 3, che garantivano 20 ore di autonomia con la retroilluminazione spenta e 12 se accesa. Venduto allo stesso prezzo del Pocket in Giappone, l'interesse verso Light si spense velocemente perché fu commercializzato a soli 6 mesi di distanza dal lancio del Game Boy Color, una portatile ben più rivoluzionaria, un vero e proprio salto generazionale. E questo è un po' un peccato perché il gigantesco passo in avanti fatto con il Light si ripresenterà solo anni dopo in una console Nintendo e dovremo aspettare l'arrivo del Game Boy Advance SP per avere uno schermo retroilluminato su una portatile della grande N. Passiamo ora alle console casalinghe e nello specifico alla console preferita dal signor Testa di Cubo, io, il GameCube. È vero, il cubetto insieme al Nintendo 64 è stata una delle poche console Nintendo a non ricevere delle revisioni, almeno non evidenti. Ma attenzione, perché in Giappone uscì un modello molto particolare, nato dagli sforzi congiunti con Panasonic, il Panasonic Q. Il grande tallone d'Achille del GameCube fu quello di non poter competere assolutamente con le capacità multimediali offerte dalla PlayStation 2. In pieno stile Nintendo, il GameCube era una console interamente dedicata al gaming, mentre Sony guardava al futuro. PS2 era anche un ottimo lettore DVD, un fattore che si rivelò una carta vincente in grado di anticipare quello che sarebbe stato il futuro del mercato nei decenni successivi. Per i fan giapponesi che desideravano un'esperienza premium e multimediale al 100%, Nintendo si affidò a Panasonic nella creazione del Q. Questo era sostanzialmente un GameCube reimmaginato per supportare non solo il formato dei minidischi, ma anche i DVD e tutti i formati più popolari di CD. La scocca ricordava quella del GameCube, ma veniva aggiornata con un look decisamente più aggressivo e meno giocoso, avvicinando la console all'estetica degli impianti hi-fi dell'epoca.
I feature principali sono l'inserimento di un carrello per i DVD, che sostituiva l'apertura dall'alto originale, e un mini schermo LCD in grado di fornire informazioni sui dischi in riproduzione. Ci sono anche due bei maniglioni che rimandano a quello posto sul retro del cubetto, e l'iconico viola cede posto a una scocca in acciaio inossidabile. Purtroppo, anche se il progetto nasceva con le migliori delle intenzioni, la sua realizzazione era a dir poco astrusa. Le funzionalità da lettore DVD non erano integrate con il sistema operativo del GameCube, e c'era un tasto apposito per fare lo switch tra le due modalità, lettore o console. Questo significava che feature come l'audio 5.1 Dolby DTS erano supportate solo per metà. Il Q oggi è una console estremamente ricercata tra i collezionisti, ma all'epoca vendette molto poco e fu tolta dalla produzione nell'arco di soli 2 anni a causa delle scarsissime vendite. In fondo, comprare un GameCube e un lettore DVD veniva a costare meno di un Panasonic Q ed era una soluzione anche molto più comoda. Nonostante questo, rimane per me un esperimento a dir poco affascinante e prima o poi riuscirò ad aggiungerlo alla mia collezione. Torniamo ora al Game Boy e prendiamo in esame l'ultima console a portare questo leggendario nome, il Game Boy Micro. Si tratta della revisione più controversa di sempre, nonostante ce ne siano state parecchie, ed è stato anche un clamoroso buco nell'acqua da parte di Nintendo. C'è poco da dire a riguardo di questa revisione, e il nome riassume un po' tutta la filosofia alla base del progetto. Nintendo nel 2004 iniziò a pensare a quanto avrebbe potuto rendere piccolo un GBA, e il risultato fu il Micro. Si tratta di un bello stravolgimento in termini di design, sia rispetto all'Advance originale che al più recente SP. L'idea era quella di creare un Game Boy da mettere nel taschino, mantenendo però tutte le caratteristiche hardware e anche la qualità dello schermo raggiunta con l'SP. L'obiettivo fu effettivamente raggiunto, ma con molti compromessi. Il Micro perdeva tutte le funzioni di retrocompatibilità con le precedenti generazioni di Game Boy e anche il supporto a numerose periferiche pensate per il design originale della console. Nonostante la brillantezza dello schermo retroilluminato, l'eccessiva compattezza della console risultava in una presa poco ergonomica, soprattutto per chi ha le mani grandi. Due furono i principali fattori del suo insuccesso. Il primo, il prezzo, troppo elevato, che andava a superare anche quello dell'SP di $20 in America. Il secondo, l'essere uscito a ridosso del DS, console su cui si concentrò tutto il marketing di Nintendo nel 2005. Il canto del cigno del Game Boy è a conti fatti una delle console portatili meno popolari di tutti i tempi e proprio per questo motivo è diventata estremamente ricercata tra i collezionisti. Penultima posizione per quella che secondo me è una delle revisioni più scandalose di tutti i tempi. Se la Wii ha rivoluzionato sia nel bene che nel male il mondo dei videogiochi, la Wii Mini è il tentativo più scandaloso di capitalizzare su un nome di richiamo che però aveva già smesso di esercitare il suo fascino sul grande pubblico. Posso accettare la revisione della Wii avvenuta nel 2011, quella conosciuta come RVL 101, anche se la perdita della retrocompatibilità col GameCube è un vero colpo al cuore, ma con la Wii Mini Nintendo tentò il tutto e per tutto pur di continuare a vendere la sua console. Questa revisione, secondo i rappresentanti di Nintendo, era indirizzata a chi ancora non aveva acquistato una Wii o aveva bisogno di una seconda console di scorta dentro casa. Per incentivare l'acquisto, il prezzo fu tagliato drasticamente, scendendo sotto i $100. Questo significò però rimuovere una quantità assurda di funzionalità. Oltre alla retrocompatibilità con il GameCube, fu rimosso il supporto al Wi-Fi e alla connessione online, e anche la presenza dello slot per le card SD. Non c'era più il supporto all'uscita video component, e l'inserimento del disco tornava quello classico, con uno sportello ad apertura da sopra, come quello del GameCube. Il risultato era una Wii castrata, che perdeva gran parte delle funzionalità che avevano reso unica l'esperienza sociale della piattaforma Nintendo. Vi lascio anche con una piccola curiosità. L'insolita colorazione rossa della console fu scelta perché inizialmente la Mini doveva essere un'esclusiva del mercato canadese. E chiudiamo con il nome che più vi farà discutere nei commenti, perché so che molti di voi sono affezionatissimi a questa console. Mi riferisco al 2DS, il primo modello. Secondo l'allora presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, il 2DS era una revisione pensata per attirare nuovi giocatori all'interno dell'ecosistema 3DS, in particolare i bambini più piccoli di 7 anni. Sebbene il prezzo budget fu particolarmente apprezzato dalla stampa, che vedeva nel 2DS una versione budget del 3DS, perfetta per avvicinarsi alla portatile Nintendo, i pareri nei confronti del design e delle sue funzionalità furono contrastanti.
Il 2DS a livello hardware è in tutto e per tutto un 3DS, a cui manca però la capacità di riprodurre le immagini stereoscopiche in 3D, la feature principale della console portatile. Un po' come la Lite, che è una Switch che non switcha, molti videro in questa omissione la conferma che anche Nintendo considerava le immagini in 3D uno specchietto per le allodole, una feature tutt'altro che fondamentale. Anche il design a conchiglia veniva rimpiazzato da un blocco unico decisamente meno aggraziato che rendeva il 2DS meno portatile del 3DS, nonostante le sue dimensioni non fossero esagerate. Insomma, l'abbassamento di prezzo portava, anche in questo caso, dei sacrifici con sé, come ad esempio l'altoparlante mono e non più stereo. C'è da dire che nonostante trovi la sua versione XL l'evoluzione definitiva della famiglia 3DS, sì, sono uno di quelli che non ha mai utilizzato la stereoscopia, nel corso degli anni ho imparato ad apprezzare anche il primo modello di 2DS, che effettivamente risulta perfetto come un 2DS da battaglia, soprattutto nelle mani dei più piccoli. Anche qui c'è una curiosità interessante: a differenza degli altri modelli, il 2DS presentava in realtà uno schermo unico, che veniva diviso in due LCD dalla scocca di plastica. Una scelta curiosa ma ingegnosa, sicuramente adottata per contenere i costi di una revisione che nel 2016 veniva venduta al prezzo di soli $80 negli Stati Uniti d'America. E questo, poracci, era tutto per oggi. Conoscevate queste revisioni? Le avete in collezione? Fra qualche anno inseriremo anche la OLED in questo tipo di liste? Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e per l'incredibile sostegno che mi date sotto a ogni video. Ci sono sempre più poracci su YouTube e questo mi riempie il cuore d'orgoglio. Ci vediamo al prossimo video. Io sono il Poro 18, Michele Mila, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa.